La città di Rossano ha ospitato il primo convegno nazionale sulla riforma 220 del 2012 in materia di condominio, organizzato da Giovanni Le Fosse, referente nazionale relazioni esterne Condo Associazione. L'incontro, dal titolo Il condominio dopo la riforma, ha messo a confronto non solo gli addetti ai lavori, ma cittadini, condomini, amministratori, commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri e architetti. L'evento si è tenuto nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino. I lavori sono stati moderati da Alessandro Bloise ed aperti da Giovanni Le Fosse. L'idea nasce innanzitutto da un percorso che è iniziato diversi anni fa con i meeting e con gli incontri promossi appunto dalle associazioni di categoria. In questi momenti avevamo non solo l'opportunità di conoscere e formarci tra di noi, ma manca la possibilità di vedere diverse parti d'Italia, vedere i borghi più belli d'Italia. Quando ricevetti l'incarico come responsabile appunto nazionale di Condo Associazione, mi prefissi da sempre l'obiettivo di far sì che a Rossano ci fosse un evento di questo tipo. Tuttavia questo evento non è stato racchiuso nel solo ambito associativo, ma è stato esteso a più associazioni di categoria. Abbiamo coinvolto i condomini, abbiamo coinvolto i consumatori, abbiamo coinvolto gli ordini professionali come avvocati e dottori commercialisti al fine del riconoscimento dei crediti formativi. I relatori provenienti da tutta Italia hanno portato i loro qualificati contributi al dibattito su questo settore, riformato in toto dal legislatore per rispondere alle nuove esigenze e semplificare le procedure. Oggi molti gli strumenti a disposizione di amministratori e cittadini per il controllo della gestione condominiale. Basta andare sul web e mettere gestionali condominiali, troviamo tantissimi gestionali che danno la possibilità sia all'amministratore di lavorare online, quindi in qualsiasi parte d'Italia gestire un condominio, e anche allo stesso condomino di vedere la situazione condominiale, quindi già di vedere cosa deve pagare, cosa ha pagato l'amministratore, cosa c'è da fare nelle prossime riunioni, insomma gestire il condominio anche da casa. In questi gestionali anche l'amministratore, volendo, può evitare di avere un ufficio e di lavorare proprio direttamente da casa, anche da un semplice telefonino, un tablet e quant'altro. L'evento, patrocinato dalla Regione Calabria e dal Comune di Rossano, è stato un momento di confronto tra diverse categorie professionali, tra cui avvocati e commercialisti. Novità della riforma, la trasparenza, con la possibilità di un accesso facilitato agli atti per i condomini e l'obbligatorietà della formazione per gli amministratori. La materia condominiale è in continua evoluzione, presenta dei profili di complessità tecnica inimmaginabili e non gestibili da un amministratore qualunque. Non è più un tuttologo, ma è un professionista della gestione, che si deve affiancare a professionisti, ma deve sapere come i professionisti lavorano e operano all'interno dei diversi settori, per una reciproca e continua collaborazione tra professionisti e amministratori, i professionisti che lo affiancano e lo aiutano nella gestione e i condomini, per un'ottima gestione degli edifici. Spesso si ha difficoltà nel comprendere determinati atti e documenti. Per questo motivo alla Condo Associazione può associarsi anche il singolo condomine. Il condomino ha spesso problemi, dubbi sulla correttezza, la trasparenza dell'amministratore, soprattutto sulla comprensione dei documenti condominiali e la gestione delle pratiche all'interno del condominio. L'idea di associare anche i condomini è proprio quella di aiutare il condomino in quanto consumatore a capire i documenti che gli stanno davanti. Questo di oggi è stato un convegno nazionale a Rossano. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Questo è il primo di uno dei tantissimi eventi che ACAP ha intenzione di fare. Il prossimo sarà a Taranto nel mese di dicembre, data da stabilire. Dopodiché partiamo Basilicata, Campania, fino a salire all'estremo nord. Quindi uno ogni mese più o meno avremo uno di questi eventi qua, se non di più.